l'orecchino? Di chi è questo orecchino? È mio! Dai! Allora, per dovere di cronaca, dobbiamo ammettere che questa scena l'abbiamo rifatta, perché cosa è successo? Daria ieri sera ha perso un orecchino. Yeah! Siccome il grande Alex c'ha il metal detector al seguito, stamane si è messa a cercarlo e 30 secondi prima di questa scena l'ha trovato. Siccome è stato troppo bravo, abbiamo voluto riprodurla in maniera più o meno fedele. Comunque l'orecchino l'ha trovato veramente. Yeah! E buongiorno a tutti comunque. E stia a fa? No, amore. Sto facendo il fuoco. Che ti serve, amore? Te la devo passare? Dimmi, prendo quelli che voglio, no? Tieni, vai. Sono piccoli. Va bene questo? No, sembra grande. Uno più piccolo ancora? Tieni. Senti, ce la prendiamo quella di ieri. Ah, mi sa che non l'hai messo bene, amore. E adesso? Alle 4 più o meno si fa merenda. Ordini di prendere online, cioè, però qui in Spagna da Primor, che è quella catena di... Piace a te la neve? Si muore al pensiero. Però ti piace la neve o la spiaggia? A parte è uno da trekking, top, ma anche nella vita normale però. Oh, certo. Però su sta cosa a me piace. Ma non no? Oh, grazie. Quindi, vado, ma non c'entra. Non c'entra, neanche questa. Dove? Gli ho dato una conchiglietta. Facciamolo, ma non... Ma non possiamo farlo noi un tesoro? Secondo me sì, cioè, dobbiamo si può vedere, fare. Si può fare, dai. Facciamolo e ci mettiamo qui. Però devi starci dietro, se si rovina. Se... Avete visto dietro in che senso? Nel senso che ogni tanto dovresti... Sara, salutami Sergio e di che sto andando a pescare. Sono apposta. Ci vediamo dopo. Andiamo pescato. Andiamo pescato. Io t'ho cercato però. Saluto la mia famiglia. Ciao. Diego, andiamo, dai Diego, tuo papà non viene. È la mia grande pesca. Tu vieni a pescare con me. Emile, dove è la mia pesca? Lo facciamo un po' per uno. Andiamo, dai. Guarda che adesso viene pure papà con la canna. Dai, me lo sto a portare io, Diego. Vai, mo vengo pure io. Al massimo io che vado a finning, che mi devo muovere un po', mi muovo. Posso? Vabbè, la giornata di pesca termina qua. Ovviamente non abbiamo pescato nulla, ci riaggiorniamo al prossimo specchio d'acqua. Verdetto finale. Pamci pamci papapam. Oh, hai visto il botto in acqua che era? Ragazzi, tu ce lo vuoi far morire tutti quanti di fiatella di cipolla qua? Ti senti un po' sotto pressione? No, appena appena, guarda. Così? Io... Non c'è nessuno che mi sta dicendo cosa e come devo farlo. Non lo so, ho un po' di dubbanti su questa calza di cipolla. Allora, fate una cosa. Pedro. Ci stanno Sergio e preparate. Ci fanno mangiare le brasate, oh, la le carne. Formiche. Poi cucina Matteo e ci fa mangiare la cipolla. Ragazzi, abbiamo anche l'olio buono lì pure. State denigrando prima ancora di tutto. Quindi mettete in una condizione in cui... Sì, certo che vogliamo... Oggi è Martina sempre... soprattutto, lo sai che mangia? Grazie. Acqua e pane. Non credo proprio. Martina oggi mangia acqua e pane. Senti, io sono... Ma noi ieri sera... Ah, c'eri anche tu ieri sera. Che ci siamo detti il pollo, salsiccia, tutto. Salsiccia. Così? No, sì. Io... Ciccia, salsiccia, salsiccia. Si mangia così, vero? Sì. Grazie. E stendo speciale per me. E stendo grosso. Che? Le formiche. Dove sono? Stanno là al legno. Ma legno cosa mi mangia? Lo vuoi? No. Ma te quanti funghi? Che poi è un po' sporco. Ma come mangio tutti questi funghi? Così possiamo contrastare le due cipolle. Perché questa... Astio. Questa competitività. Perché Matteo, io non ho mai mangiato una quantità di cipolle del genere. Ma mia, le mangia a te, devo mangiare a 10 persone. Non lo so che ci va faccio queste cipolle. No, io mi sono già rotto gli occhi, 18, una ventina.
E questo quanto? È piccolo, quindi, un altro? Me, facciamo ancora qui allora. Quanto, quanto secondo me sì. Metti l'olio. Vai, poi. Sì, perché poi diventa niente. Che sta a fare? Certo, ci sta a fare? Ok. Senti, chi fa una chiamata a Daniela? Ah, va. Ho fatto una palla di olio. Azzo. Facile, quel cosino in mano. Nel frattempo, di là pelano cipolle. Oh, manco così. Di là pelano cipolle, di qua tagliano legna. È comodo. Sì, no. Domani, cara, domani andranno a comprarne una anche loro. È sicuro, se io vedo già Manu che già sta. La vuoi anche tu? Sì. Eh? Sì. Sì, no. Io, eccola, c'ho. Cioè, esatto. Davvero. Senza fatica poi. Senza no. fatica. Adesso vuoi pure davvero. Questa è costata 300 passa euro, dicevi te. In Svizzera, però. In Svizzera. Non adesso... so. No, ma quello. Adesso la compriamo perché alle Canarie è pieno di legno. Quindi, pieno. Si mettono a tagliare la roccia con quella. Però è un investimento, no? No, anche per. No, ma poi specialmente se uno vuole andare alle Canarie che. È pieno, no? Di... No, no. Pensano che a me non serva questa, capito? Ci stanno prendendo in giro. E quelli stanno prendendo in giro. Però sai che fanno loro? Quando c'hanno freddo, noi andiamo a fare la legna con le ginocchia, sega a mano. Con le corde. Con le prima, corde. Prima anch'io facevo così. E poi giustamente si è voluto. Noi... Pedro, puoi ripetere cosa la ricetta? Ricetta viene... Per loro che non la sanno. È la base per yassa poisson o yassa poulet, una ricetta senegalese. Però siccome qui qualcuno rompe, non sta cucinando né pollo né pesce, nessuno va a pesca, facciamo un tanto di... No, no, ci vanno a pesca, il problema è che non pescano. Ah, ecco, allora vedi? E allora si sfogano su chi taglia le cipolle, capito? No, no, no. Vai, ora si mette a marinare sta roba un po' nell'olio. Olio, nel sale, spazio, le peperoncino e la mostarda. Ora vado a prendere la mostarda, ci si mette del curry anche. È una tipica ricetta. Ah, ma la marinatura? Mia, mia. Forno pure, secondo me. Va fatta anche con la mostarda? Con tutto. Comunque anche oggi mangeremo quando? Alle 4? Le 6? Alle 6? Metti una padella. Sapete che possiamo fare, ragazzi? Ma vogliamo mettere sull'acqua intanto? No. No, ci metti un attimo il riso. Quello veramente però siamo tanti, quindi l'acqua bollita c'è. Sì, ma queste ragazzi ci vuole un po' la fare le mani. Cioè, fammi vedere le mani pulite. Bravissima. Allora, primo passo, si alza il coperchio e si sente l'odore, se è buono. Sei pronto? Vai. Che ne pensi? Io faccio una bella. Buono. Senti? Mi sembra delizioso. Io lo sento fino a qua. Adesso ci si mettono i cucchiai, vai. Senza puffi però. Solo puffi. Saltano così. Ci abbiamo i cucchiai. C'erano pure loro? E no. Pure il cane? No, non gli fa male il funghetto, vai. Cosa? Non fa male il funghetto. La cipolla sì. Va bene. Piano, eh? Noi andiamo prima. Bravo. Orgiva. Oh, la giva è un po' più anche questa, dietro, non so, un'oretta di qua, un'oretta andando verso, verso un po' indietro. Ci vuole tanto a fare questa. Vediamo, fammi sentire un po'. Aspetta, come si spinge? Gira, gira, gira. Fino a che lo metti su. Ok, okay. Spento. No, no, no. Hai spento. Spento, sì. Su, basta, spento. Ok, bravo. Prendiamo il coperchio. Adesso serve a Pedro. Le cipolline. Quelle lì. Queste dopo vanno aperte. Le altre cipolline. In questo casino, fa vedere il nepio in queste condizioni. Guarda, guarda, guarda. Taglia, guarda, no, no, guarda. No, 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 no. A Sergio si è appena arroccato il drone. No, prendi. Bravo. Basso, bravo. Io, vai. No, no, ah, ma è vicino. Il braccio lo prendo io. Ah, non sai da arrampicarsi. Grande, bro. Oh, salvo. Mia. Ha riportato dei danneggiamenti permanenti? È danneggiato? No, aspetta, non spingiamo. No, figurati.
No, i foglietti. È sceso. No, ma che pezzo si è fatto? Ma serio? Cosa è successo? Non ho fatto niente. Wow! No, quello è piccante, non quello so è piccante, amore. Che vuole, papà? Ma che cosa vuoi? Vuoi quello? Quello è piccante. No, voleva mettere le bottiglie. Ah, no. Questa di chi è? Mio. Adesso vediamo questa tanto criticata da parte di qualche brutto personaggio. Dagli haters. Gli haters che odiano prima ancora di poter godere. Guarda che piattino che fa Martina adesso. Madonna quanta. Anche meno, va. Aspetta, perché? Per Daria. No, io ero con te. Daria non criticava, quindi allora, puoi andare. Basta, va benissimo. Vai. Vabbè, lei piace. Facciamo un altro po' di riso? Grazie. Poi si rifà il giro. Guarda. Altri piatti? Vado a prendere. Hai visto? E qua la cipolla. Ok, ma sono proprio curioso ad assaggiarla. Vabbè, io poi una mandata è venuta più buona. Ho fatto tre padelle, una era più buona secondo me, poi l'ho messa tutte insieme così è venuta una media. Ero sotto. Ce l'ho, okay. Un po' di verdura, un po' di cipollone, riso, risotto, risaia, risolino. Molto. Ho fatto l'ultima. Buonissima. Vedi che sono i funghetti che hai messo tu dentro? Questa era la marcia. Che ho detto che era un fungo? È più buono, A me perché per ragù se seriano se stringe. Di acqua con l'acqua. C'è il fungo, la melanzana. Quasi quasi vogliamo la ricetta, Pedro. Ragazzi, io vorrei anche ufficialmente ringraziare Manu che mi ha costretto a mettere a posto il amore, sono lindo e bravo, pronto per il campo. Grazie, molte grazie. Grande. Ma l'ha messa a posto Manu? No, però veniva a controllare. Ah, quindi siamo messi, mai lavato per terra. Questo così. Hai anche lavato per terra? Certo. Vabbè, allora che ci vuole? Un centimetro. Marti, quanto vuoi? 10 euro ti vanno bene per... Là dentro no, 20? E lei è scoppiata una bella bomba ieri, C'hai troppo... Diego! Là c'è sta lavoro da fa. Un po' di tonno. No, non abbiamo niente. Perfetto, giuro. Allora, migliore. Pieno, dispensa piena, ma niente per i cani. Il tonno io sono piena, se volete, comunque. Cioè, se uno alla fine dovesse decidere di partire tutti domani mattina alla buona... Pure voi? Lo decide pure voi, allora, Lenzo? Stiamo a cambiare le carte, per me. Allora, mi fa così, mo mi inizia a girare. Perché lui prima di lui... Non è che noi se tiriamo indietro. A consorte, prima gli abbiamo parlato. Anche con un certo tono. Vabbè, noi quando lo sai del lavoro, noi quando partiamo. Detto, ma tu che vuoi fare stasera? Ti fa ti capisci attento, come dici. Ma io oggi pomeriggio me ne vado. Però io metto un'ora. Pomeriggio è ampio. Scusami, se tutti decidono di oggi, capito? Se loro decidono di passare l'ultima serata insieme qua davanti se al vuoi restare, le rimescono le carte. Ma te ne vuoi andare? Allora, se Pedro ci tira fuori la canzone della bestemmia, cioè io rimango. No, no, adesso, no, adesso, no, dai, fai cuore in spagnolo. Ma non stiamo arrembaggio. C'è un altro po'? Di che? Cipollame? Sì, sento un po' di riso bianco. Sì. Ma era poco, Pedro, era poco cipollame. No, stai aspettando, scusa. C'è anche per stasera per caso. È uguale. Vero? Capisco. Sei uguale tu. A chi? Hai visto? In fondo c'è ancora. Hai visto quel piatto così? Sì, io gli dico sì. E lui resta là. Potrei rimanere così, tipo, mi raccomando. Sensato. Che cos'è? No, piace appena di cazzo! Io? Un cioccolatino! È un Ferrero Rosso di sottomarca! No! Stai parlando anche lui a fargli scherzetti. Hai visto che mi ha saltato? Ragazzi, hai dato anche ai ragazzi, amore. Diego, ai ragazzi. Uno, due, tre. Mettiti là, vai. Però tu più chiara. Guarda quella, sto guardando un attimo la impostazione. Non ho detto il numero. Numero, fermo. Numero. Non ho detto il numero.
Basta. Odra. Vale.